Eccoci di nuovo con un nuovo video tutorial e nei precedenti video abbiamo visto come compilare la sezione dei dati generali, quindi in particolar modo abbiamo visto da frontespizio come compilare dati generali di QGIS. Ora lasciamo un attimo da parte la compilazione della scheda dichiarante e trasmissione e procediamo invece direttamente sull'albero genealogico. Dall'albero genealogico troviamo appunto tre sezioni: eredi, legatari, rinunciatari, premorti e altri soggetti. In eredi e legatari andremo a inserire quei soggetti che rientrano praticamente in successione nella pratica. Poi abbiamo la voce rinunciatari e premorti se ci sono eventualmente dei soggetti che rinunciano alla successione, altri soggetti estranei. In particolar modo questa sezione è dedicata prevalentemente in caso di testamento. Noi stiamo eseguendo una successione per legge. Andiamo quindi innanzitutto su eredi legatari. Clicchiamo selezionare il quadro EA e quindi qui a destra abbiamo praticamente le opzioni di inserimento degli eredi, ascendenti, discendenti, collaterali. Andiamo a vedere come si inserisce un discendente, un figlio, il figlio del depuis. Quindi tasto destro, aggiungi, tipo di soggetto, scegliamo erede, grado di parentela, figlio, e il grado di parentela viene filtrato in base praticamente alla sezione in cui mi trovo. Essendo che ci troviamo nella sezione discendenti, vengono indicati solo i gradi in linea retta. Qui andremo poi a inserire quelli che sono tutti i dati relativi ai dati anagrafici. Questa sezione non è obbligatoria per l'Agenzia delle Entrate, però è necessaria nel caso in cui uno degli eredi raffigurerà come dichiarante. In questo caso noi consigliamo anche di compilare direttamente i dati di residenza. Poi vedremo in futuro, in seguito nei video successivi, come poter appunto poi aggiungere il dichiarante. Quindi andiamo su dati di residenza e indichiamo praticamente la residenza del nostro erede. Quindi in questo caso andiamo a inserire il comune di residenza e l'indirizzo. Ovviamente clicchiamo su OK, quindi viene memorizzato e la sezione è stata compilata correttamente. Procediamo quindi a compilare i restanti eredi. Abbiamo aggiunto il secondo erede. In questo caso non interessa andare a compilare i dati di residenza e continuiamo quindi con la compilazione del coniuge superstite. Come abbiamo visto anche per gli altri eredi, è possibile andare sulla sezione tasto destro aggiungi, oppure qui in basso a destra con aggiungi quadro viene aggiunto in automatico il quadro di riferimento. Quindi andremo a continuare appunto alla compilazione del nostro erede. A questo punto abbiamo inserito anche il coniuge e come grado di parentela nei collaterali andremo a inserire praticamente il valore 1 coniuge. Ora dovremo andare a inserire, ma lo vedremo nel video successivo, come praticamente inserire un soggetto rinunciatario.